Ed eccolo Vincenzo Fiorillo, capitano del Pescara, ormai fuori da alcune settimane, inutile negarlo, l'assenza di Fiorillo è un'assenza pesante nel Pescara, senza nulla togliere ovviamente ai Lancastrati. Ma purtroppo l'infortunio non è stato un infortunio da poco conto, perché comunque ci sono state due fratture alla mano. Adesso clinicamente sono guarito, c'è solo da lavorare un po' su un problema che è un versamento che si crea dopo nell'osso, che nel mio ruolo ovviamente sui traumi mi provoca dolore, ma stiamo facendo tutte le terapie del caso tutto il giorno per provare perlomeno a rendermi disponibile il prima possibile. Potresti giocare la gara di Livorno o comunque quella con il Chievo, ci sono possibilità? Ma quello è il mio obiettivo, però devo anche essere molto onesto con me stesso e valutare anche io da solo giorno per giorno la mia condizione, perché avere una frattura, un callo osseo alla mano dopo una frattura per un portiere più di tanto non si può accelerare. Dalla tribuna si vedono probabilmente meglio le partite, quindi Vincenzo la domanda è questa: che cosa sta accadendo a questo Pescara? Come vedi questo Pescara delle ultime settimane dalla tribuna? Risultati negativi e anche gioco non all'altezza delle precedenti esibizioni? Ma io credo che abbiamo dimostrato magari un po' di altalenanza, ecco, di non essere continui, ma dall'inizio dell'anno sono state davvero poche le non prestazioni di questa squadra, escludendo un attimo per un attimo i risultati. È vero che ultimamente abbiamo avuto appunto questa leggera flessione, ma la Serie B la conosciamo bene, così con due vittorie ti catapulta con l'entusiasmo alle stelle nei primi 3-4 posti, viceversa in un attimo scivoli giù e le valutazioni diventano tutt'altro che positive. Adesso abbiamo 9 punti a disposizione e sta a noi raccoglierne il più possibile. Vincenzo, per chiudere, 3 gare comunque decisive in un modo o nell'altro per il Pescara: Trapani, Livorno e Chievo. Sì, sono gare decisive perché io credo che questa squadra possa, se fa delle prestazioni come ha fatto in passato, fare punti importanti, ecco. Il mio desiderio più grande sarebbe quello di chiudere l'anno con 3 vittorie. Non è facile, però non è nemmeno impossibile.